Benvenuti sul mio canale YouTube. Allora, voglio fare questa torta di mele, veloce veloce. Quindi ho messo le uova, io ne ho messe 4 perché sono piccoline, ma 3 uova vanno bene, come ho scritto in descrizione. E, vado con la frusta elettrica, quindi le sbatto fino a farle diventare bianche e spumose. E, una decina di minuti, presso a poco. Ecco qua. Allora, mi preparo le mele, magari le preparo prima di iniziare, levo il torsolo con l'apposito strumento e le taglio. Allora, le taglio così a fette per guarnire sopra, ne taglio due, e l'altra faccio i pezzettini piccolini che metterò poi dentro l'impasto. Bene, continuo così, fette non sottilissime e nemmeno tanto grandi. Ok, diciamo che questa ricetta è simile a quella che già ho nel canale con il kefir, però c'è qualche cambiamento che poi vi dirò, vi faccio vedere. Ecco qua, le mele sono pronte. E continuo, riprendo l'impasto che avevo sbattuto e ci metto la scorza del mio limone, di un mio limone, guardate, ancora un po' verde. Però il profumo è buono, è un limone bio, quelli del nostro alberello. Sbatto ancora con le fruste elettriche, ci metto l'olio, ok, ci metto il latte, i 50 grammi di latte, e ci metto lo yogurt. Allora, di diverso è che questo yogurt è i frutti di bosco. Quindi gli darà un sapore in più, però se volete mettete uno yogurt normale, naturalmente. Eh? Io ho usato questo che avevo in casa e gli darà un sapore particolare. Ok, pulisco bene il barattolino, frullo ancora un pochino, poi però continuo con una frusta normale. Quindi levo queste. E preparo anche la farina. Bene, allora nella farina ci metto dentro il lievito, la bustina di lievito per dolci, e poi aggiungo piano piano la farina nell'impasto setacciandola in questo modo. Ne metto un po', giro con la frusta e continuo fino a esaurimento della farina. Ok, poi ho preparato un recipiente, una teglia. Io ho messo in questo caso un suolo. Vi metto le misure perché voglio fare questa torta quadrata, rettangolare, quindi non molto alta. Ho aggiunto le mele a pezzettini e la cannella, con le mele la cannella ci sta, e verso sopra la carta forno, vedete, sistemo un pochino, ci verso l'impasto. Vi metto le misure sopra. Allora, il forno l'ho messo a 175 gradi in modalità ventilata. E metto il tempo a 40 minuti, però ecco, insomma, regolatevi naturalmente con i vostri forni. Intanto che si scalda, finisco di preparare la torta.
Le mele le metto così, poi andate a fantasia naturalmente, come volete, potete anche metterle spianate sopra. Io le metto così in modo che formeranno tipo canestro, diciamo, quando cresce. Le metto così, faccio una fila così dritta, vedete, quasi in piedi, un pochino piegate. E poi ne faccio una per, due per traverso, così. Giusto per, insomma, non è importante come le mettete, fate voi, divertitevi. Sopra ci metto un po' di zucchero, io adesso mi mancava lo zucchero di canna e ci metto quello semolato, però altrimenti ci va una bella spolverata di zucchero di canna perché poi gli darà quel colore bruno. Ok. Naturalmente il tempo di cottura vi regolate con i vostri forni. E eccola qua, vedete com'è bella dorata sopra, ha formato una crosticina. E ho aspettato un pochino prima di tirarla fuori dal vassoio e tagliarla. Non mi resta che assaggiare. Che dire, buonissima, veramente buona. Quello yogurt ai frutti di bosco gli dà un sapore particolare. Però potete anche cambiare gusto come volete. Bene amici, vi ringrazio della visione, un ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video.